Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il Parco Verde. Cioè, poi sei proprio Parco Verde. Caivano, 5 settembre. Il blitz al Parco Verde parte in mattinata. 400 uomini tra carabinieri, finanza, polizia scientifica, unità cinofile per questo blitz di martedì. Con quali risultati? Sono stati sequestrati circa un chilo di sostanza stupefacente di varia tipologia, munizionamento da guerra, ordigni esplosivi e anche denaro contante. Alla fine della giornata ci sono state 3 denunce per contrabbando di sigarette, sequestrati 44.000 euro in contanti e poi 408 grammi di hashish, 375 grammi di marijuana, nonché 28 grammi di cocaina. 28 grammi di cocaina, 400 uomini. E questa sproporzione fra le cose che ha fatto un po' riflettere? In realtà era un tipo di servizio di carattere preventivo. L'obiettivo era esercitare dei controlli. Sono state fatte centinaia di perquisizioni a soggetti ritenuti in qualche modo vicini alla criminalità organizzata. Un blitz tutto sommato annunciato. Prossimo blitz? Il prossimo blitz non può essere preannunciato. Tra le persone perquisite a Caivano troviamo anche lei, Monica. A me sono venuto a casa mia. Sono venuti a casa tua? Fuori alla porta, sono documenti, eccomi qua. Hanno perquisito casa per casa? Sì. Dipende che case. Cioè, chi aveva magari qualche precedente, qualche Bravo. Cosa. Perché hai avuto, diciamo, la condanna, sì. Giusto? Per spaccio, giusto? Spaccio. Associazione? No. Ok. Ma devi sentire il telegiornale, c'è qualche cosa che non hanno fatto un arresto. Non hanno fatto un arresto? E che vuol dire? È buono, perché non c'è niente. Sta nessuno. Siamo solo noi qui che sta solo la fame, sta. I poveri vogliono senza fatica. Ma me lo ha detto, bonificheremo Caivano, bonificheremo il Parco Verde. E per lei significa appunto mandare carabinieri, polizia e finanza. Ma non deve mandare solo carabinieri, polizia e finanza, deve mandare anche l'assistente sociale, anche le insegnanti, ci devono mandare un direttore che serve. Noi ci avevamo la carfora prima, che lei i bambini se le andava a prendere dai letti quando le mamme non li mandavano a scuola. La Carfora è la preside dell'Istituto Superiore del Parco Verde, dove in passato però era stata anche direttrice della scuola elementare e media. Proprio lei, 2 giorni prima dell'arrivo della Meloni e una settimana prima del blitz, aveva avuto parole profetiche. Ma due sono una le cose, o distruggiamo il parco o miglioriamo le persone. Io sono per migliorare le persone. Non mi voglio piangere addosso. Cioè, che tu mi dici che quello passa 5 metri. Che cosa tu offri a questo ragazzo per non far vedere lo spaccio? Prendi gli spacciatori e li metti dentro. Questi spacciatori quanto tempo stanno dentro? 5 giorni? 10 anni? Non lo so. Poi escono. Che si mettono a fare? Gli spacciatori. Allora nella catena c'è qualcosa che non va. Francesco.